Consiglio regionale della Toscana ha celebrato con una seduta solenne il Giorno della Memoria. Al Centro Expo del Consiglio regionale è inaugurata la mostra fotografica che ricorda gli atleti deportati nei campi di concentramento. Giorno della Memoria, Consiglio regionale riunito in seduta solenne. Il Consiglio regionale della Toscana ha celebrato con una seduta solenne il Giorno della Memoria. In aula il vicepresidente del Consiglio Stefano Scaramelli ha aperto i lavori. Il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, a Roma, assieme al presidente della Giunta regionale Eugenio Gianni e al portavoce dell'opposizione Marco Landi per eleggere il nuovo presidente della Repubblica, è intervenuto dal remoto ricordando l'episodio di Campiglia Marittima, dove un bambino di 12 anni ha subito sputi, calci e offese antisemite da parte di due ragazze di 15 anni che lo hanno aggredito perché ebreo. È importante esserci nel giorno della memoria, perché quello che è accaduto non accada mai più. Sembra tutto così scontato, ma basta vedere quello che è accaduto soltanto pochi giorni fa a Campiglia Marittima, un ragazzo preso di 12 anni, preso a calci e sputi soltanto perché è ebreo. E allora penso che il nostro lavoro di ricordo, ma anche di racconto alle ragazze e ragazzi più giovani, specialmente nel tempo in cui non ci sono più quei sopravvissuti degli orrori del nazifascismo, sia importante. Durante la prima votazione del Presidente della Repubblica alla Camera ho avuto il piacere di incontrare e di parlare con Liliana Segre. A Liliana Segre ho detto grazie perché attraverso le sue parole, attraverso il suo racconto, riesce ad arrivare a tante ragazze e a tanti ragazzi. Allora noi il compito, quello di essere amplificatori della memoria, perché quello che è accaduto non accada mai più, perché quelle violenze, quelle aberrazioni che hanno segnato la vita di milioni di cittadini della nostra Europa non accadano mai più nel presente. È una sfida di tutti, è una sfida collettiva, e lancio solo un grande messaggio a tutti noi: non giriamoci mai dall'altra parte, non siamo mai indifferenti, perché attraverso l'indifferenza possono nascere le più grandi violenze. Ma una seduta solenne che ho avuto l'onore di presiedere, una seduta che ha portato all'attenzione dell'opinione pubblica la memoria ovviamente del crimine più grande commesso dall'uomo contro l'uomo, una seduta che ho voluto aprire ricordando e denunciando i fatti successi ieri nelle giornate precedenti a quella della giornata della memoria in merito ai fatti accaduti nel Livornese, perché quello che è successo è molto grave, l'abbiamo denunciato, abbiamo chiesto, qualora possibile, al Consiglio regionale di costituirsi anche parte civile, perché la Toscana è terra di diritti, è terra di solidarietà, è terra di rispetto, e quanto successo da due ragazze di 15 anni al cospetto di un ragazzino di 12 anni chiede giustizia. Il concetto di giusto è un concetto importante, molti ebrei sono stati uccisi, deportati, e la memoria di un consiglio regionale che deve ricordare quanto è successo, è impossibile comprendere quello che è successo, ma è impossibile dimenticare, dobbiamo ricordare quanto avvenuto, questo che è il crimine più grande commesso dall'uomo, e credo che noi, la nostra terra, la Toscana, non possiamo far altro che denunciare quanto è successo, ma stare vicini al ragazzo, alla famiglia, far sentire loro stessi parte attiva della Toscana, e mi auguro che il Consiglio regionale e la Regione sarà loro vicino. La parola è passata poi allo storico Michele Sarfatti, nato a Firenze nel 1952. La sua famiglia riparò in Inghilterra durante la persecuzione e poi rientrò in Italia, considerato uno dei maggiori esperti delle leggi razziali e della storia degli ebrei nel Novecento, insignito del Pegaso della Regione. Io nel mio intervento ho delineato quella che è stata la storia della Shoah, di questo folle ma umano purtroppo percorso di persecuzione e di tentativo di sterminio totale degli ebrei d'Europa. È stata una vicenda che ha travolto l'intero continente, con alcune limitate eccezioni, ed era basata sull'antisemitismo, sull'odio verso gli ebrei per il semplice fatto di essere ebrei. Quindi verso tutti, verso i bambini, verso gli anziani, verso i lattanti, verso gli adulti. L'antisemitismo è una brutta bestia, è un virus per il quale non è stato ancora inventato il vaccino definitivo,
Siamo nella stessa situazione, se vogliamo, anche se il paragone può sembrare strano, siamo nella stessa situazione del Covid, quindi contro l'antisemitismo e contro gli altri razzismi bisogna continuare ad agire, a educare, a riflettere, in modo particolare nelle scuole, all'interno delle famiglie, con attenzione particolare ai ragazzi che trovano su internet di tutto e di più, e bisogna che conoscano, studino, riflettano e si pongano dei perché, si pongano delle domande. Queste sono le armi migliori che abbiamo, non per reprimere il singolo atto di antisemitismo, ma per andare verso una società dove siano sempre minori gli atti di antisemitismo e di razzismo in genere. A concludere la seduta solenne del Consiglio regionale in occasione della giornata della memoria, l'intervento del Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. Anche gli altri consiglieri hanno sottolineato l'importanza di tenere vivo un messaggio sempre attuale. Ci si chiede ancora troppo spesso se sia ancora così indispensabile avere giorni come il giorno della memoria, in cui si ricorda un episodio, si ricordano una parte della nostra storia, una parte della storia europea con cui l'Europa stessa ancora oggi fatica a fare i conti. La risposta è nell'episodio che è accaduto nei giorni scorsi contro il bambino che è stato aggredito a Campiglia Marittima per le sue origini. Ecco, la risposta è quello, sì, è indispensabile. È indispensabile fare memoria di quella che è stata la nostra storia, conoscerla fino in fondo, perché non si ripetano più questi episodi e soprattutto perché non si commetta un errore molto grave, che è quello di accomunare tutti i totalitarismi, tutti gli episodi terribili, tutti gli eventi drammatici che la storia europea e direi mondiale ha conosciuto. Perché solo dalla conoscenza profonda delle radici di questi fatti si riesce a trarre gli antidoti per il giorno di oggi. Si rende ancora più importante oggi questa giornata perché è giusto evidenziare la cultura della memoria contro la cultura dell'odio. Quello che è successo a Campiglia Marittima deve trovare la condanna di tutta la politica, ma io direi di tutte le istituzioni, dei cittadini tutti, perché è inaccettabile quello che si è verificato e dobbiamo evidentemente ancora lavorare tanto sui nostri giovani, sui ragazzi, ma anche sulle persone adulte affinché si capisca fino in fondo il messaggio che vogliamo trasmettere, che deve essere comunque un messaggio di pace, di fratellanza e di vicinanza. E ricordare in questo giorno, ma non solo in questo giorno, anche tutto l'anno, quanto è successo anche in Toscana, sui nostri territori, in quel periodo che è un periodo nero per tutta la storia mondiale, direi. Ed è evidente che non trova giustificazioni quanto abbiamo letto stamani, quanto abbiamo visto succedere proprio a casa nostra. Tra l'altro la Toscana è una regione dove la solidarietà e la pace sono sempre un baluardo e quindi riteniamo che sia importante correre ai ripari e magari cercare di capire anche laddove si può potenziare la comunicazione, l'informazione e magari anche l'istruzione dei nostri ragazzi per evitare che quello che si è verificato in queste ore non succeda più. La giornata della memoria è uno dei momenti in cui siamo sostanzialmente sollecitati a ricordare, però ci rendiamo anche conto, e lo vogliamo sottolineare con maggiore forza, come se non bastasse la cronaca, se non bastasse la storia contemporanea, c'è una necessità strettissima di cercare di portare il messaggio di questa giornata nell'attualità, nella quotidianità, fra tutti i conflitti e le guerre che sono in corso e che ancora sono basate, quando non sull'etnia, sulla classe sociale di appartenenza o sulla religione. C'è l'esigenza di capire sostanzialmente che cosa si è verificato in Europa, non soltanto durante e dopo la Shoah, nell'immediatezza della liberazione dei campi di sterminio, ma come fu possibile arrivare a quei momenti, capire come la comunità internazionale in quel momento si comportò e come ci stiamo comportando oggi di fronte a situazioni che sono sostanzialmente, se non alla pari, ma rischiano di essere sostanzialmente l'anticamera di stragi più silenziose e che silenziose sono soltanto perché non sono filmate o non sono sotto l'attenzione dei media o della politica internazionale.
E non possiamo assolutamente dare per scontato che i razzismi, le discriminazioni, le violenze alimentate da sentimenti di odio e di indifferenza siano battuti. Anzi, come abbiamo visto, purtroppo sono sempre pronti a riemergere anche in una terra che è la terra dei diritti e della civiltà, che si chiama Toscana. Io credo che noi dobbiamo veramente essere impegnati a promuovere la cultura della memoria affinché l'umanità, affinché il diritto, affinché la pace siano conquistati giorno dopo giorno, e perché i fatti che anche oggi ricordiamo veramente non accadono mai più. Questo è l'impegno che le istituzioni, ma tutti noi come cittadini, ogni giorno dobbiamo aver presente per essere veramente pronti a contrastare questi fenomeni e soprattutto ad affermare invece sentimenti che sono legati alla civiltà, che sono legati all'umanità. Inaugurata la mostra Campioni nella memoria. Campioni della memoria, storie di atleti deportati nei campi di concentramento, è il titolo della mostra curata dalla sezione fiorentina dell'Unione Nazionale Veterani dello Sport Oreste Gelli, che resterà aperta fino al 31 gennaio nel Palazzo del Pegaso, nello spazio espositivo Ciampi. L'allestimento si colloca all'interno della ricorrenza del Giorno della Memoria. È una mostra unica in Italia che studia e ripercorre la storia dei tantissimi atleti la cui vita venne stravolta da fascismo e nazismo. Io credo che ognuna di queste storie abbia un valore, ogni persona che ha vissuto la deportazione abbia il merito di essere ricordata. E credo che questo sia un elemento importante di questa mostra, quindi la nostra presenza, il nostro sostegno, la volontà di ospitarlo in Consiglio regionale dimostra quanto il Consiglio regionale sia vicino a queste storie e soprattutto voglia, soprattutto nella settimana della giornata della memoria, appunto, ricordare ciascuno di loro. Io credo che il punto vero di questa mostra, di questo lavoro di ricerca che sta alla base della mostra, sia quella proprio di dare un volto ai numeri, no? Perché tante volte la dimensione della tragedia ovviamente la danno i numeri, ma l'essenza della tragedia la danno la storia delle persone che l'hanno vissuta. E qui noi si dà nomi e volti a persone che hanno trovato appunto nei campi in Austria, in Germania, nell'est Europa, qualcuno purtroppo anche in Italia, perché un campo l'abbiamo avuto anche in Italia, a Trieste, la morte. E credo che sia un modo anche per raccontare la tragedia della Shoah da una prospettiva diversa, anche soprattutto con l'idea di arrivare ai ragazzi e alle ragazze di oggi. La mostra è composta da 48 pannelli formati a 3 in forex e ognuno di questi contiene la foto dell'atleta e la sua biografia con i motivi della deportazione, razziali, politici e religiosi. Gli sportivi ricordati appartengono a differenti nazionalità e diverse discipline, dal calciatore empolese Carlo Castellani, deportato per motivi politici, al marciatore Shaun Ladany, sopravvissuto ai campi di concentramento e al raid dei terroristi palestinesi di Settembre Nero durante l'Olimpiade di Monaco nel 72, senza dimenticare William Grover Williams, pilota e agente segreto britannico. Questa mostra racconta la storia di atleti, maggior numero perché di donne c'è solamente la squadra di ginnastica artistica olandese, di atleti che hanno visto compromessa la loro carriera sportiva, ma quasi tutti la loro vita, dalla tirannia nazifascista. Ed è una mostra nasce una decina di anni fa. È un modo diverso di affrontare il tema della Shoah per coinvolgere maggiormente i ragazzi che sono i nostri maggiori fruitori di questo evento. L'atleta che più mi coinvolge è un pugile di origine Sinti ed è stato colui che ha anche aperto questa mostra, perché inizialmente mi ero proiettata verso atleti di religione ebraica. Poi in uno dei miei primi viaggi a Dachau, proprio con i ragazzi delle scuole, ho incontrato quella che è una delle guide storiche di Dachau, una mia carissima amica, che mi ha raccontato la storia di questo pugile Sinti, Johnny Jacob Bamberger. Ecco, e dopo aver ascoltato la sua storia ho deciso che la mostra doveva aprirsi non soltanto
agli atleti di religione ebraica, ma ai deportati politici, ai Sinti, ai Rom. Ecco. Quindi questa è la storia di questo pugile che è sopravvissuto a Dachau, pagando però un prezzo carissimo da un punto di vista psichico e anche della salute. Ecco.